Hola, benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi siamo qui per fare la seconda parte dell'haul del Black Friday. Anche stavolta non abbiamo tutti gli ordini, però ci accontenteremo anche perché queste cose, come ho detto l'altra volta, mi servono. Sono super natalizie per la maggior parte, soprattutto Zara Home. E non posso lasciarli qua inscatolati per anni, quindi mi sa che intanto registro e poi in caso se arriva presto registro anche l'altra parte e li unisco. Se invece non arriva, lo vedrete più avanti il resto. Quindi iniziamo subito da West Wing. Ho preso solo due cose da West Wing, però una meritava, soprattutto in vista del 2021. Pam 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 pam. Non ho preso tante cose in realtà perché non erano praticamente scontate le cose che volevo io, quindi ho fatto un ordine perché queste due cose le volevo ed erano leggermente scontate, mi pare. Comunque, se trovo i prezzi ve li lascio qua. Oddio, che belli! Allora, ho preso questo set di asciugamani in marmo. Mi mancava, cioè, tutto marmo, muro, pavimento, eccetera, e non avevo gli asciugamani in marmo, Brecky, ti rendi conto? Vediamo un attimo da che parte si apre. Piripiripipi. Guardate che belli. Allora, non sono troppo morbidi, ma in realtà ho scoperto, dopo mesi di casa nuova, che gli asciugamani super morbidi alla fine non vanno ad asciugare bene come quelli magari un po' più ruvidini. Quindi questo set prevede, comprende un asciugamano piccolo, quindi per viso barra bidet. Ah, c'era anche la versione rosa, marmo rosa, ma no. Ma io ho preferito prenderla grigia, che riprende un po' i colori della casa. Quindi questo. So che li metterò qui appoggiati. Poi ce n'è uno più grande che useremo per le mani. Bellissimo anche questo. Da una parte più bianco, dall'altra più grigio, ovviamente. E infine c'è quello proprio grande, grande, grande. Eccolo qua. Questo lo userò per la doccia, visto che io non amo l'accappatoio. Uso sempre questi asciugamanoni qua. Perfetto, mi piace tantissimo. Sono così contenta di averli presi. Non so perché ho aspettato così tanto. Boh. E poi, secondo acquisto, ho preso un'agenda. Questo perché ultimamente, sia per il lavoro che comunque per gli impegni che ho, mi piace sia scriverli nel telefono, quindi magari che ne so, dire ok, questo giorno devi andare dal dentista, però mettere proprio tutti i giorni, tutte le cose che ho da fare in un'agenda scritta mi trovo molto più comoda. E quindi ho voluto prendere questa qui. E vi chiederete cos'ha di speciale questa agenda? Oltre al fatto che non pensavo che la mettessero addirittura un sacchetto per proteggerla, mamma mia. Ma guardate qui, se riesco ad aprirla. Parapapà! Allora, non pensavo fosse così massiccia. Questo è un libro, non è un'agenda. C'è scritto 365 e una X qui. E poi le pagine in realtà sono tutte libere. Quindi ci sono i giorni, sì, ma non c'è scritto lunedì, martedì, mercoledì. Proprio perché a me piace scrivere tutto quello che ho da fare. Magari, che ne so, scrivo qua i vari giorni. Decido io come impostarla. Ed è veramente gigante. Cioè, avrà un sacco di spazio. In più alla fine c'è scritto The End, super carino. Quindi la inizierò il 1° gennaio per finirla poi l'anno dopo. 365 giorni. E niente, ovviamente l'ho presa perché era in marmo. C'era anche un'altra versione più piccolina, però boh, questa mi sembrava più bella. Che dite? Per me ci sta. Le calze d'ogni in realtà non ho comprato con il Black Friday, infatti alcuni di voi l'hanno notato che era nascosto nell'angolino di là perché mi era arrivato, però poi volevo farlo vedere nell'haul e mi sono dimenticata. Fatto sta che ho preso solo due cose anche qua, ovvero questi calzini super natalizi. Avevo proprio bisogno dei calzini caldi che ogni volta in soggiorno a guardare i film avevo freddo ai piedi e sono con le piccole alci. Alci sono? Penso sì che siano, vabbè, con i disegnetti qua e sono super carine. Questi qua non erano in sconto neanche a Black Friday, avevo controllato perché volevo comprarne altre, ma non erano in sconto purtroppo. Togliamo il cosino, no, vabbè, ma sono veramente super soffici. Arrivano sopra la caviglia e niente, il materiale mi piace un sacco. Non vedo l'ora di lavarli e indossarli. Metterò a lavare domani mattina. Ebbene, sì, ci sono cascata. Ho comprato le famose calze. Che ha fatto vedere Chiara Ferragni praticamente in 1000 post di Calzedonia ed erano bellissime. Adesso io ovviamente non è che sto qui ad aprirle perché sennò magari le rompo, però sono quelle con le scritte in orizzontale, sembra quasi che si hanno dei tatuaggi nelle gambe, vedete? Qua si vede un pochino, bellissime, mi sono innamorata e quindi le ho prese. Ora direi di passare a Shein e poi facciamo Zara. Allora, come prima cosa in realtà questo maglioncino che mi vedete indosso è di Shein.
Super bello, mi piace un sacco perché è molto natalizio, però è diverso dal solito perché ha il rosso, il rosa, il nero, il bianco, non lo so, è molto bellino. Vi lascio il link giù se li trovo. Questo ordine l'ho fatto io. Avevo provato a chiedervi su Instagram di scegliermi i vestiti, no? Da prendere su Shein, visto che mi avevano chiesto una nuova collaborazione. Mi avete bloccato il profilo. C'è qualcuno ha tipo cambiato la password, c'è un casino che dici, ma perché? Gente che cancellava tutte le cose dal carrello che mettevano altre persone. Un disagio. Con le persone su Instagram non si riescono a fare queste cose. Era anche bello che per una volta sceglievate voi i miei vestiti. No, niente. Vabbè, mi si sentirà o Brecky che continua a muoversi farà casino? Chi lo sa. Comunque, allora, appunto, questo è un ordine super natalizio di Shein che ho fatto io. E purtroppo sono stata così rimbambita che quando mi piacevano le cose le mettevo nel carrello 2 volte. E quando ho fatto l'ordine mi ero accorta che molte cose le ho prese 2 volte. Cioè, infatti mi chiedevo, ma come mai sto spendendo così tanto? Melissa, magari guarda che lo stai prendendo 2 volte invece che uno. Allora, prima cosa, ecco perché è qua Brecky, gli ho preso un nuovo giochino mood natalizio. Mi piacciono un sacco queste ciambelline e quindi appunto gliel'ho presa. Ah, questo ha pure due peon peon. Puoi rompere doppio così, Brecky. Guarda, è per te! Ti piace? Con la rennina. Ecco, era una renna, non era un alce. Ti piace, Brecky? Sì, che bello il giochino nuovo! E di questo purtroppo ne ho presi due, però meglio in realtà perché tanto lui li rompe sempre, quindi ho detto vabbè, amen. Poi ho preso questi decori per l'albero, che sono tipo delle stalattiti, dei gioiellini che scendono così. In plasticone, però almeno sono trasparenti, quindi con l'albero ci dovrebbero star da Dio. Guardate. Ta-da-da. Li avevo visti anche da Ikea, ma costavano troppo per... erano in vetro quelli, però costavano troppo e quindi non li ho presi. E qua c'è l'accetto per andare ad allacciarli. Che stress, pensavo avessero già l'accetto. Va bene, quindi questo. Dei piccoli orecchini, sempre mood natalizio. Quest'ordine era previsto arrivasse il 20, per fortuna è arrivato adesso. 10 giorni d'anticipo, se no, cioè, mi mancavano 5 giorni e Natale era finito. Comunque, abbiamo i fiocchi di neve, Babbo Natale, che è brutto, non lo metterò mai. Poi abbiamo i regalini, questi sono carini, questi sì. Diciamo che l'ho preso più che altro per il fiocco di neve, Babbo Natale è proprio bruttino, però il fiocco è così carino. Poi ho preso questo, che era quello che vi dicevo per coprire i piedini dell'albero di Natale. Oddio, perdo un botto di perucchi, tutto pelosino. Dopo ve lo faccio vedere mentre lo mettiamo. Poi ho preso delle stelline, lucine con le stelline, da mettere in giro per la casa. Un altro giochino per Brecky. Questo è più brutto. Però in teoria dovrebbe piacergli. L'hai già visto, questo giochino. A lui piace un sacco tirare, fare il gioco del cosino, con quei dentini affilati. E quindi gli ho preso anche questo giochino. Shein è pieno di giochini e costano abbastanza poco, quindi glieli prendo sempre quando compro su Shein. Poi ho preso questo kit con tanti calzini natalizi. Abbiamo il pinguino, il pan di zenzero, il biscottino. Un orsetto, Babbo Natale e un pupazzo di neve. Avevo bisogno di calzini caldini, quindi ho preso questi, che sono sempre un po' più lunghi rispetto ai calzini che uso di solito per uscire. Belli. E anche qua ho sbagliato e l'ho presi 2 volte, mi sa. Sì. Barababam. Sono una rimbambita, sono una rimbambita. Sì. Sono proprio una rimbambita. Tra un po' cadrà tutto. Comunque poi, altre decorazioni natalizie. Queste invece sono tipo... non mi viene mai in mente. Oh. Attento, cadi. Tu hai i tuoi giochini, gioca con loro. Come si chiamano queste? Brecky, stai cadendo? Ogni volta deve giocare con quello che ho in mano io. Gioca col tuo gioco. Gioca col tuo. Oddio, ce l'ho fatta, Madonna, un'ora. Vedete che carino? Anche questo per decorare. Sempre mood natalizio. Dopo li mettiamo. Poi ho preso dei copricuscini. Ma non era questo il colore che volevo io. Erano rossi quelli che avevo visto io. Cos'è sto colore? È un rosso sbiadito. E poi anche il materiale non è morbidissimo. E
Ne ho presi due, di questo ne volevo due in realtà perché uno mi sembrava poco. Peccato che appunto non sono rossi come immaginavo. Poi ho preso degli scrunchie. Scrunchies natalizi, questo proprio babbo nataloso. E poi abbiamo altri così un po' sempre natalizi. Il più bello però è questo qua. L'ultimo calzino che ho preso, questo con Babbo Natale. Questo è il più carino però. Ha tutti i cuoricini e qua ha questo pium pium pium. Quanto sono bellini. Questo è bellissimo. Questi mi piacciono tanto. Meglio rispetto agli altri. Anche il materiale mi sembra più morbido. E niente, infine altri due calzini di Babbo Natale e altro giochino di Brekkie che ho preso in più per sbaglio. Questo vestitino per Brekkie. E stavolta gli sta. Sì, dai, basta. Mettiamo questo giro. Ok. Diciamo che non gli stanno molto bene perché sembra un po' spelacchiato quando Sì, gli un po' si pirla. mette. Aspetta. Sembra un'altra razza di Sì, cane. sembra un chihuahua perché tutto il pelo non si vede più. Dai, povero cane. Sembra che l'hanno operato e un po' Dai, non dire queste muoversi. cose. Dai, fai pum pum col pelo. Ma perché ti sta così male a te? Tutti i cani stanno bene con i vestitini e tu sembri un... Perché c'hanno il pelo corto? Dici che è per Sì. quello? Tiriamolo un po' fuori allora sto pelo. Ecco qua, secondo me sta morendo dal caldo. Comunque, secondo me è molto carino, guardatelo. Cioè, il vestitino è bello, intendo, non Brekkie col vestitino. Ti piaci? Guarda che faccina triste. Piccolo. Piccolino. Però così sta fermo. Guarda che bravo quello. Non ti muovi ora, eh? Vabbè, io non lo so perché ti facevi merenda. Come mai? Cosa? Eri al computer, ma adesso puoi vivere? Puoi staccarti da quel computer per un attimo, per caso? Addirittura è venuto a chiedermi se volevo far merenda. Wow! Ti ho scritto un messaggio ma non mi hai risposto. Sono impegnata. Togliamo il vestitino, Brachi. Povero. Comunque ho preso la M, ha le taglie molto piccole Shin, cioè se lui ha la M, non so cosa abbia un bulldog, cioè questa è una M, non sembra per niente una M, comunque è molto carino. Ok, possiamo aprire l'ultimo pacco, ovvero Zara. Oh no, vabbè, me lo immaginavo un po' più rossa in realtà. Oh, ogni volta che prendo le cose online... Non so mai come me le immagino. Comunque, copertona! Grande. Questa è la copertona. No, vabbè, raga, voi non avete idea. È morbidissima. Non vedo l'ora di metterla in divano. Con la trama, ovviamente, tutta montanara, super rossa. C'è un po' di blu, un po' di verde, un mix di colori. Sì, si vede bene. E dall'altra parte, invece, è tutta pelusciosa. Cioè, senti che morbida. L'ho pagata un botto, tipo 60 euro, una cosa del genere. Però è bellissima. Ed è gigamente, giga, 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 gigante. No, ma sono strani. Ma perché io non mi ricordo di prendere certe cose? No, vabbè, però è fighissimo. Si vede? Vabbè, sono 3, 4, non lo so. Comunque, alcuni di questi che ora andiamo a mettere nell'albero. Ho preso delle lucine. E... Non lo so, non hanno un ruolo effettivo, le ho prese e basta. Ok, ultima cosa, un copripiumino. Ma vi giuro, sembrava solo rosso dalle foto, invece è anche un po' verdino. Vabbè, è cotone e flanella, quindi per la gioia di Riccardo morirà ancora di più dal caldo. Madonna, devo togliere la pelle del corpo per dormire. Cosa fai? Vedi la misura. Dimmi che te l'ho chiesto, te l'ho chiesto. Se meglio darlo indietro. Perché? Che non lo voglio. Come non lo vuoi? Troppo caldo, Madonna! Dai, ma è Già l'ho voluto bellissimo! così È adesso! bellissimo perché anche questo è super mood natalizio! Tan 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 tan
natalizio. Ci sono la tovaglia. Sì, è vero. E quindi tutte queste cosine ora le metteremo a lavare. Ma secondo te non c'è anche il cuscino? Dovrebbe essere dentro. Dentro dove? Cioè, è solo il piumino. Ma che senso ha? Vabbè, ci metterò dei cuscini bianchi. Sono arrabbiata con Zara Home, con quello che costava. E tu non l'avrei guardato.
Perché di solito li vendono insieme. Ho detto, vabbè, saranno insieme. E invece Di no. solito qua non c'è scritto che le vendono insieme. Vabbè, niente, quindi questo era il mio haul natalizio. Preki, col suo giochino nuovo, gli piace. La Bene. Allora, andiamo a rennina. fare merenda o cosa? Sì, ora vengo, però portiamo giù le robe di Natale che dobbiamo metterle. Lo sta già mettendo e sembra già molto molto meglio. E lui fa: ma non possiamo metterlo perché con l'albero adesso come fai? E ovviamente si apriva e si chiudeva. Io che ne sapevo. Rimabito! Io che ne Qua sapevo. abbiamo messo tutti i regalini, anche se a volte Bracky li prende, vero Bracky? Ma devi metterlo dietro questa riga. Ma Tira di lì. perché non l'hai messo direttamente da Tira quella di lì. parte? Posto? Che carino! Dobbiamo mettere anche questi dopo, i gioiellini. I fiocchettini, Hai guarda che visto belli. qua? Bravo. Bravo. Che belli che sono, no? Bene, bellissimi. A Riccardo non piace il Natale, vi rendete conto? Non sono nel primo e nell'ultimo. Fatto che mi è indifferente, veramente che mi Ancora piace o non mi peggio. piace. Vabbè, facciamo merenda e poi li mettiamo. Che bello che è, Breki. Adesso che lo metto al posto di sta caramella che non c'entra un picchio. Mi piacciono troppo. Eccolo. Vero? Casinista. Buongiorno. Oggi ho voglia di crepe, quindi farò le crepe. E poi finalmente potrò sciacquarmi il viso, che le sopracciglia sono un po' troppo. Qua c'è Brecchi che sta mangiando. Vero ciccione? Un bicchiere di farina. Un bicchiere di latte. Ah, aggiungo anche un po' di vanillina, dai. Non è bellissimo da vedere, ma ho messo sopra questo pistacchietto qua. Ma dentro c'è la capsula? Sì, Ma usata l'ho o... usato adesso un po' di zucchero. E qua abbiamo caffè e latte, nella tazzina più bella del mondo. Buon appetito! E tu cosa stai facendo, Satana? Smettila! Abbiamo messo a Ready? lavare la copertina, quindi ora l'andremo a mettere nel divano, metteremo in ordine il divano e niente, sarà tutto più bello. Questo invece è il copripiumino che ora porteremo su. E non penso che lo cambierò già perché ho cambiato l'altro giorno le lenzuola. Ma ancora non mettiamo Natale, il giorno di Natale proprio. No, un po' prima, però vabbè, aspettiamo ancora un po' a metterlo. È un po' più natalizio, no? Questo qua in realtà l'ho pensato per il letto di sopra, però per ora che non è natalizio il letto lo tengo qua giù. Ma cosa hai letto? Il cuscino. Ah, pensavo il copripiumino. No. E anche questo cuscinetto in realtà non mi fa impazzire granché. Vabbè che tanto poi la useremo sempre la coperta, quindi non sarà mai messa così in ordine. Però è molto molto bella, cioè è super morbida, anche se l'abbiamo lavata è rimasta morbidissima. Yuppie! Blacky, andiamo a fare la passeggiata? Andiamo a fare la passeggiata? Guarda che bravo che è Brecky oggi. Non Ma che bravo, che sono è mai stato veramente così fermo. Proprio un bravo cane. Oh. Hola! Andate? Andiamo! È andato via con Brecky.
scherzo! Era un scherzo! Ma attento che si butta, ma... Vieni! Vieni! Permaloso! Ma sei pisciato addosso? Ho messo sul divano! No, vai! Riccardo, ma come? Ti ha pisciato addosso? Franchi, perché hai fatto pipì? Sei un piscione! Dentro la zampa si è pisciato tutto lì. Ma mi pare normale che Franchi fa pipì per uno scherzo? Cioè, ti senti un cane normale? Dopo pranzo, momento serie TV, ora stiamo guardando White Lines ed è nuova, siamo al secondo episodio. Lì c'è Brechino. Brechino, non ti giri, eh? Non ti giri, piccola pallina di pelo. E quindi niente, guardiamo un po' la serie e poi vi faccio vedere i vestiti di Asos. Ok, ho deciso che apriremo ora il pacco di Asos, visto che c'è ancora un po' di luce. E niente, iniziamo! Che poi fatemi sapere se siete la tipologia di persone che trova sempre qualcosa su Asos o se di solito non trova nulla. Perché tipo conosco persone... Bravissima. Sono svegliata. Conosco persone che ogni volta trovano il mondo. Io devo starci ore e alla fine trovo due cose che mi piacciono. Però a Black Friday, perché questo è un haul del Black Friday, avevo trovato alcune cose in sconto e quindi ne ho approfittato. Anche se la maggior parte delle cose che trovavo mettevo nel carrello, sold out. 02, tutto sold out. Va bene. Riccardo felice di partecipare. Comunque. Ti ricordi cosa hai preso? Che sonno? No, non mi ricordo. Sì, non sai se hai rubato qualcosa. No, devo controllare poi. Magari, ah no, il telefono è là, quindi non riesco a vedere. Allora, prima cosa... Però che se parli mentre fai così non si sente niente. Dai, il colore è da me, però è un po' grande. Ma che brutto è il materiale. Terribile. Si vede proprio. No, questo proprio non mi piace. Cosa c'è, Brecky? Mi sa che questo lo renderò. Mettilo nel suo sacchetto, sennò poi fa un casino. Beh, questa è bella, dai. È una felpa marmorizzata, tra virgolette, rosa. Misguided per Playboy. Avevo preso anche la tuta rosa. Te la provo. Te la provi già? Questo è un body nude con le maniche un po' a bomberine. Bello questo. Mi piace anche il materiale. Com'è? Eccomi. Bella tillata, sì. Però ti sta bene. Oh. Madonna! Sembri super pompato! Ogni volta mi dice sembri! Ma io sono, hai capito? Ma per cosa l'hai presa sta maglia? Per andare in palestra quando fa freddo o uscire a correre. Ma è comoda, è il materiale giusto per allenarsi. Sì, sarà dry fit. Vabbè, guarda che bella questa maglia, questo body. Che ora me la tocco che ho caldo. Eh? Ora me la tocco che ho caldo. Caldo. Vabbè, comunque questo mi piace molto, è un body con le maniche un po' come... Però i materiali mi sembrano tutti pacco, mi sembrano i materiali di Shein. È vero un po'. Vabbè, ma i materiali sono quelli, cioè... Ci 70% viscosa, 30% poliamide? Polnelle. Cos'è poliamide? Allora, questo è semplicemente un top, maniche lunghe. Lo scollo, vedete, è molto ampio, però non ha V, un po'... Come si chiama questo scollo? Girocollo? No. Girocollo basso? Sì, vabbè. Ogni volta spara di quelle cavolate. Io nel volo, se non lo sai, di non lo so. Perché devi sempre dire cavolate? Giropetto. Non è, ma cosa dici? Guarda che cosa si vabbè, chiama. Comunque è uno scollo molto largo. Non sederti nei vestiti. Tutto guasto, stesso colore ripreso. Cioè. Sì. Vabbè, fatto sta che questo spero sia bello almeno. No, la cosa più bella di questo ordine è la maglia che ho preso io. No, è la mia felpa a questo punto. Ma scusa, ma tu fai... Ma perché è così gigante? Al buio li prendi. Ma cos'è? È un cardigan. Vabbè, questo lo provo adesso. Ma dai, ma non posso prendere tutte le taglie sbagliate ogni volta. Ma guarda che bello, questo è il materiale più morbido. Senti? Sì, ma è sempre duro. Vediamo se mi sta o se mi allargo. Alla fine i cardigan sono belli anche larghi, ma... Non troppo, cioè no, dai. Mia nonna in cariola. Ma cos'è? Che rottura! Ma cos'è? È brutto. Mamma mia, ma fai tutto un... Era messo, non arrivava proprio tutto pacco, stava già Però forse è aperto. Vedi, ma guarda dietro.
Cioè, fa schifo. Allora, devo capire. Fammi sì, una, fammi una ripresa. Per vedere come mi sta, dai, fammela tu. Stai fermo, mi muovo io. Oh, bellissimo. Però aperto è già un pochino più carino che chiuso. Sì, ma vedi, ma guarda dove è la spalla. La spalla sarebbe questa. Che è oversize. Sa poco a me. Magari se leggi le etichette quando compri le cose. Forse lo tengo, sapete? Vabbè, l'importante è che è contenta, aspetta, lei. Aspetta, voglio provare anche la felpa, fermo. No, beh, questa è bella. Mi piace assai. Anche il colore rosina. Questa è più bella di quello di prima. Questo è più bello. Ti ma sta cosa? Meglio. Guarda, è lunghissimo. Beh, ma con, ti immagino con, non so, delle calze e tutto. Per me sta molto meglio questo. Votate se sta meglio con questo. Ma è molto meglio questo, quello di prima. Ma va! Ma questo è troppo... Anche se sta mangiando il vestito, Brecky. Dopo non puoi fare il reso se te lo mangia. È fatto apposta. Aspetta, ma non avevo finito. Avevo comprato anche degli accessori. Sembra che adesso arriva il super ordine di Asos. Sì, infatti, non so cosa ho pensato di... Cosa sarebbe questo? Una collana. Che problemi c'avevi quando hai fatto questo ordine? Avevi fatto assunzione qualche droga pesante? Ma, oh, Brecky! Non pensavo fosse così grosso sto lucchetto. Legato al corpo. Ah, yeah, non ti ami i capelli! Ma pensavo fosse più piccolo, madonna. Sembra un lucchetto che metti veramente addosso le cose. Alle bici. Ho paura che mi rompono il collo. Che ordine inutile. È arrivato il momento di spanzonare Brecky. E sono triste perché ho rotto lo spruzzino che usavo del balsamo. Balsamo senza risciacquo, che era top per rendergli il pelo super morbido, ma appunto mi è caduto e l'ho rotto, e quindi adesso l'ho travasato in un altro spray, solo che secondo me non è lo stesso. Brecky Brecky, era questo il sito da cui prendo le cose per Brecky. Pomeranian Beauty ha dei prodotti top per il pelo lungo, li rendono super morbido e aiuta anche a districare i nodi, quindi è più facile spazzolarlo. Robino da mordicchiare perché sennò non sta fermo. Invece così, con calma, posso spazzolarlo per bene. Di solito prima vado verso il verso del pelo e dopo contropelo per renderlo bello paffuto. Non vedo l'ora che gli crescano i peli qua. Adesso ha ancora il pelo corto, ma presto gli cresceranno di nuovo, vero? Salmone e riso con pisellini. Io ho aggiunto un po' di grana, così tanto per. E niente, oggi va così. Gnammi gnammi. Devo morire, guarda. Sembra che sto montando una moto. Mio.